Canto 18. Virgilio aveva posto fine al suo ragionamento ed alla spiegazione e guardava fisso nei miei occhi per vedere se fossi convinto e soddisfatto dei suoi insegnamenti. Io, che ero già stimolato dal desiderio di sapere nuove cose, esteriormente tacevo, ma intimamente dicevo: «Forse le troppe domande che gli rivolgo lo infastidiscono». Ma Virgilio, come un vero padre che si accorge della timida volontà del figlio che non ha sfogo, incominciando lui a parlare per primo, mi incoraggiò a farlo. Per cui io: «Maestro, il mio intelletto si illumina sotto lo stimolo della tua dottrina, tanto che io, ti assicuro, intendo tutto quello che il tuo ragionamento propone come argomento e riesci a dimostrare con ampie spiegazioni. Ora perciò ti prego, dolce, caro padre, di spiegarmi la natura dell'amore a cui tu fai risalire ogni buona ed ogni cattiva azione. Aguzza verso di me l'acuto lume del tuo intelletto e della tua intelligenza, e ti sarà chiaro l'errore di quei maestri ignari della verità che pretendono di fare da guida agli altri. Ciechi che diventano guide di ciechi. L'animo dell'uomo, che è creato con una disposizione ad amare, è sollecitato a muoversi verso ogni cosa che gli piace. Non appena questa sua potenziale predisposizione è spinta, appunto, a tradursi in un atto di piacere. La vostra facoltà conoscitiva deriva dalla realtà esterna e la elabora dentro di voi. Così fa volgere l'animo verso quell'immagine, e se l'animo, dopo aver considerato tale immagine, si inclina verso di lei, quella inclinazione è amore, ed è una disposizione naturale che, per opera della cosa piacevole, incomincia a vivere concretamente in voi per la prima volta. Poi, come il fuoco si muove verso l'alto perché la sua stessa natura tende a salire la sfera del fuoco, dove, essendo nel suo elemento naturale, resiste di più che in terra, così l'animo, preso da amore, entra nel desiderio della cosa amata, e questo è un movimento spirituale che non trova pace finché la cosa amata non gli dà la gioia di unirsi a lei. Ora ti può apparire chiaro quanto siano ignari della verità quei filosofi e poeti che ritengono per vero che ogni genere di amore sia per se stesso cosa lodevole, e in quanto naturale disposizione ad amare appare ad essi sempre cosa buona. Invece non è detto che sia sempre buono il segno che si imprime a questa natura, se anche, appunto, questa natura, come la cera, potesse pure essere considerata buona. Le tue parole ed anche il mio ingegno, che le ha seguite con attenzione, mi hanno chiarito la natura dell'amore, ma ciò mi ha reso ancor più pieno di dubbi. Infatti, se l'amore è suscitato in noi da cose esterne a noi stessi, e se l'animo non può procedere che per naturale istinto d'amore, allora non è merito o colpa dell'animo se opera bene o male? Io ti posso soltanto dire quanto la ragione umana da sola è in grado di intendere su questo problema. Per quello che invece va oltre i limiti della ragione, devi riporre la tua speranza e la tua attesa soltanto in Beatrice, poiché si tratta di argomento di fede. Ogni anima che è distinta dal corpo, pur essendo a quella unita, ha pure raccolta in sé la virtù specifica che le è propria, propria cioè dell'uomo e della sua specie. E questa virtù non è avvertita se non opera, non si manifesta mai altrimenti che per mezzo dei suoi effetti e del suo operare. Così come per esempio la vita di una pianta si manifesta attraverso il verdeggiare delle foglie che produce. Per questo l'uomo non sa da dove venga la conoscenza delle nozioni innate e l'amore dei primi beni desiderabili, che è solo in voi uomini. Così come nell'ape c'è la tendenza istintiva a fare il miele, e questa primitiva disposizione, poiché non libera, non ha in sé merito, né di lode né di biasimo.
Pertanto, affinché ogni altra volontà si conformi a questa prima inclinazione naturale, è in voi nata anche la ragione che ha. Quindi, il dovere di vigilare su ogni scelta e consenso, o verso il bene o verso il male. Quindi la ragione rappresenta il principio da cui deriva la responsabilità del vostro merito o demerito, secondo che essa accolga i buoni amori e scarti i cattivi. Gli antichi filosofi che, filosofando a lume di ragione, spinsero a fondo la loro indagine, riconobbero nell'uomo questa innata libertà dell'arbitrio. Perciò lasciarono in retaggio agli uomini la dottrina morale con cui regolarsi. Per la qualcosa ammettiamo pure che si accenda nel vostro animo ogni amore verso il bene o verso il male, e che esso nasca per istintiva necessità, ma resta sempre in voi pur sempre il potere e la facoltà di frenarlo, accogliendolo o respingendolo. Beatrice, la dottrina teologica, intende e chiama libero arbitrio la nobile virtù o facoltà della ragione che regola l'umano operare. Perciò bada di ricordartene se essa, quando la incontrerai, dovesse iniziare a parlartene. La luna, levatasi quasi in ritardo verso la mezzanotte, faceva apparire a noi più rare le stelle, ed era divenuta come un secchio di rame rilucente, ed essa saliva di corsa da occidente verso oriente, contro il corso naturale del sole da levante a ponente, attraverso quelle zone del firmamento che il sole stesso illumina verso il solstizio d'inverno, quando chi sta a Roma lo vede tra la Sardegna e la Corsica. E così, quando quella nobile anima di Virgilio, grazie al quale il borgo di Pietole, vicino a Mantova e più celebre della stessa città di Mantova, ebbe adempiuto all'incarico che egli avevo posto, ed io avevo accolto nella mente il suo ragionamento chiaro ed agevole, me ne stavo abbandonato così come uno che sonnolento vaneggia con il pensiero. Ma questa sonnolenza mi fu tolta di soprassalto dalle anime che, venendo alle nostre spalle, si dirigevano verso di noi, raggiungendoci velocemente. E come un tempo i fiumi della Bazzica, Ismeno e Asopo, videro lungo le loro rive folle furiose da calcate di tebani, nello stesso modo mi sembrò di vedere venire verso di noi una simile folla furiosa di anime accidiose, come spinta dalla giustizia divina a ben operare, ed ansiosa così di scontare il peccato di accidia. Presto ci raggiunsero, perché tutta quella numerosa folla si muoveva di corsa. Due di loro, in posizione avanzata rispetto agli altri, gridavano piangendo gli esempi di sollecitudine. «Maria si affrettò per andare dove abitava Elisabetta! Cesare, per soggiogare le rida, dette un primo colpo a Marsiglia e poi corse in Spagna. Presto, presto, non si perda tempo per negligenza o per poco amore, affinché la sollecitudine ad espiare renda più efficace la grazia di Dio in noi. O anime, in cui l'intenso fervore di espiare adesso che siete nel purgatorio compensa con la vostra sofferenza la negligenza e la lentezza impiegata da voi stessi nel compiere bene il vostro dovere per aver amato Dio con poco vigore, questa creatura è viva e certamente io non dico una bugia. E siccome ella desidera salire in questo luogo, non appena il sole torni a splendere, diteci dunque da quale parte è più vicino lo stretto passaggio al girone superiore. Così disse il mio duca, ed uno di quegli spiriti rispose: Seguiteci e troverai il passaggio scavato nella roccia. Noi siamo così vogliosi di muoverci che non possiamo fermarci. Perciò perdonaci se consideri scortesia il nostro dover correre, che del resto è quello che facciamo per poter espiare la nostra colpa. Io fui abate nel monastero di San Zeno a Verona, sotto il governo del valente Barbarossa, di cui Milano parla ancora con dolore.
ed un tale Alberto della Scala, signore di Verona, che è già prossimo a morire. Presto pagherà la colpa per l'oltraggio commesso verso quel monastero ed egli si pentirà di aver avuto il potere di fare ciò. Infatti, suo figlio Giuseppe, nato bastardo, non integro nella persona perché zoppo, e peggio, ancora corrotto nell'animo perché vizioso, fu da lui innalzato alla dignità di abate di San Zeno e fu messo al posto di un abate legittimo che era veramente degno di ricoprire quella carica. Io non so se disse ancora qualcosa o se si rimise in silenzio, tanto si era ormai allontanato da noi. Ma compresi soltanto questo, e mi piace ricordarlo, come monito all'ingerenza del potere politico su quello ecclesiastico. E Virgilio, che mi era vicino in ogni situazione per aiutarmi, disse: «Guarda, verso di qua, guarda due anime venire dietro a tutte le altre, rimproverando il peccato dell'accidia». Esse, dietro a tutti, dicevano: «Ricordate gli ebrei ai quali si era aperto il Mar Rosso, che morirono prima che il fiume Giordano vedesse coloro che dovevano avere quella terra come retaggio divino». «E ricordate quella gente, i compagni di Enea, che non sopportarono fino all'ultimo le fatiche del viaggio e si abbandonarono ad una vita ingloriosa». Poi, quando quelle anime si furono allontanate da noi, tanto che non si poterono più vedere, un nuovo pensiero nacque in me, dal quale sorsero altri pensieri, diversi l'uno dall'altro. E tanto vagai vanamente con la mente, che per questo vagare chiusi gli occhi e mutai il pensiero in sogno.